Ehi la ciurma, io sono Mazzo Testa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Aspettate che accendo un po' di luce perché qua si sta facendo notte proprio a forza di Expeditions. Allora, dobbiamo andare di nuovo alla mappa. Continuo a entrare e uscire da sto accampamento senza fare niente, non lo so. Ci siamo? Cioè, adesso succederanno delle cose, potremo fare delle cose. Parla con Geminus. Ok, ma dov'è Geminus? E qua Geminus. Ah, ok. Parliamo con Geminus, va bene. E vediamo un po' che si può fare. Ah, questi probabilmente ci daranno delle provviste che prima non ci hanno dato. Ah, qua dobbiamo poi. Acqua e consumeremo delle razioni. Quante ne abbiamo di razioni? 286 ci basterà? Non lo so. All'interno del campamento di Loculo andiamo a parlare con Geminus. Beh, il gemello. È notte? Ok, dov'è Geminus? Ah, è qua, è qua. Guarda lo Geminus qua sopra che chiacchiera allegramente. My friend, I'd Mio heard you'd been amico. made legatus by the consul himself. It is an honor to have hosted you on my galley. Ok, è stato un onore, va bene. Hai detto che avrei dovuto venire da te se avessi avuto bisogno di un navigatore And esperto. I meant it, wholeheartedly. Please tell me how this humble Triarchus can be of assistance. Spiegami come un umile triarca può essere di assistenza. Stiamo preparando un assedio, un assalto a Mitilene. Vorrei intrufolarmi nel porto, ma è pieno di detriti. I can do that. It's the least I can do to Posso thank you. farlo? È il minimo che posso fare per Listen, ringraziarti. my friend, I feel compelled to come clean. Your friend the gladiator was not wrong about me. I had given our route to the rebels of Lesbos. Ah, aveva ragione quindi. È lui che ha dato la. Aveva dato la rotta ai ribelli di Since Lesbo. you spared my life, I've laid awake every night racked with guilt. I wish I could make myself deserving of your mercy. Ah, si è sentito in colpa per tutto questo tempo. È il tuo favore, è la tua chance per prendere. Per riscattarti, portaci a Mitilene e possiamo metterci tutto questo alle If that's spalle. all it takes, I shall consider myself twice blessed by the gods for your magnanimity. Se serve solo questo, sarò due volte benedetto dagli dèi per la tua magnanimità. I'll prepare the ship at once and sail to the north of the island. Meet me near Mytilene, Ok, va and I'll do bene. the rest. Ci vediamo a nord di Mitilene. Va bene. Mannaggia sto traditore del manga, ci ha quasi fatto ammazzare. Dobbiamo incontrarlo vicino a Mitilene, ma dove? Qua immagino. Ah, questo è l'accampamento. Questo è Mitilene. Ok. L'accampamento è enorme. Mitilene è una cittadina. Va bene. Dobbiamo portare per forza loro. Sono tutti bloccati. Va bene. Tra l'altro leggevo, la re legione mariana vuol dire che siamo dopo le riforme di Mario. Quindi effettivamente siamo nel periodo della guerra civile tra Mario e Silla circa. Già nel periodo in cui c'è soltanto più Silla. Ok, Cesare era un mariano, se non sbaglio.
O forse sto dicendo una cavolata. No, mi sembra di sì. Che era scappato a un certo punto. It's the end for you, Archelaus. Yield, if you know what's good for you. Era fine Archelaus. Oh, great and terrible Romans. Thank you ever so much for your mercy and consideration. I have been trembling in fear of your arrival. Should I fall on my knees and beg for my life? Dovrei cadere in ginocchio per implorare pietà? Lascia le tue armi e sarai trattato equamente. Te lo prometto. Well, that makes me feel better. Mi fa già sentire meglio. And who told you it's fine to interrupt a conversation between two adults? E chi ti ha detto di interrompere una conversazione tra due adulti? Watch your tongue. You are talking to the commander of Legio Victrix. Stai parlando col comandante della Legio Victrix. This young boy is barely fit to command a traveling band of jugglers. Dice che non vado bene neanche per una comandare dei bandi tuncoli. You really think you could challenge me here, of all the places? This is my island now. You are nothing but a nuisance. Non siamo nulla se non un disturbo. Guardati intorno, la tua isola è già nostra. Is it truly though? È vero? In your arrogance, you thought you could sneak into Mytilene's harbor a second time and take its commander's head. Nella tua arroganza hai pensato di poterti intrappolare già un'altra volta nel porto e prendere la testa del suo comandante. And pathetic. You are at my mercy now, just as I planned it. After I kill you, I'm coming for your console. Ok, se lo aspettava e quindi vuole uccidere noi e poi il console. Va bene. Quindi se lo aspettava che noi entrassimo dal porto. Allora, riduci le sue truppe a 5. È opzionale, uccidi Archelao. Archelao, là sopra c'è un botto di gente. E noi non abbiamo neanche più Pilum. Non abbiamo più niente qua. Ah, io dovrei muovere là con quelli. Scusa, tu puoi metterti qua? Ok, no, ma lui è. Sì. Lui è bestia. Sì. Mandiamo anche Ceso e mandiamo me stesso. O teniamo bestia qua? No, portiamo tutti di là. Scusami, bestia, vai qua. Sineros qua dietro. Questi hanno scudi? No, e anzi, sono tutti un po' fragilini. Però mi saranno presto addosso. E con un attacco non li tira giù. A meno che non faccia un quick shot. No, questo sì, 8-12. Ah no, questo non è, sono le abilità. 5-8 o 5-8? No, deve andare bene. Teniamo Sineros qua dietro. Armatura. Alcuni hanno tanta armatura che non potrai fargli danno fin tanto che non li distruggi. Devi attaccarlo con una arma a due mani, con una picca o una staffa che ha armor shred. Oh cavolo, quindi tipo bestia? No, bestia neanche a... Solo lui ha armor shred forse, ma con questo. Cavolo.
Cavolo, a saperlo prima, porca pupazza. Questo fa armor shred, no. Ah, perde anche coso perché è troppo lontano. E non lo secca comunque. Forse è meglio fare un interrupt. Qua. Sì, nello sfondo logistics. Non lo tiriamo giù lui comunque, eh? Assolutamente no, perché c'ha il coso là dell'invincibilità infinita. Però allora, bestia, puoi andare magari a... colpire questo. Questo non costa un'azione d'attacco. E aspetta, magari non sprechiamo tutti gli attacchi suoi perché tanto con gli altri dovremmo fare qualcosa, no? Non ci arriva. Ma perché c'è bestia? No, forse non ci arriverebbe lo stesso. Mentre invece con lui ci arrivo? No. No. Allora, bestia usa questo. Che tanto non lo secca comunque, però. E invece sì! Grandissimo, bravissimo, campione do mundo. Però devo mandare i rinforzi qua. E manderei Sineros piuttosto, però, perché Sineros è l'unico che può fare Armor Shred. No, io resto qua. Va su lui. Ah, puoi prendere dei pilum da qua. Buono. Ma il pilum toglie lo scudo, non toglie... Ah, non lo prende subito, ovviamente. Ah, lui ha già usato la sua azione, però può muoversi fin qua. Chi è che ha delle azioni non spese? Lui, ma non so se puoi fare qualcosa. Si difende da attacchi da una determinata direzione. Potrei metterlo qua e difendersi da dritto? Sì, facciamo così, dai, ci proviamo. Vai. Guardalo che arriva giù. Ah, ma va su Sineros. Ah, ce ne altri lassù, ok, per fortuna. Pensate che i combattimenti di questo gioco sono più difficili. Ah, è andata su con la resistenza, ovviamente. Tirate giù questa, se possibile. Ah, sono di livello 3. Ma perché mi hai tolto...
quel novellino che potevo ancora attaccarlo. No, sta sanguinando Sineros. Porca pupazza, è l'unico che cura ed è l'unico che shredda. Non posso neanche fare danno a questo tizio qua. Ah, tu corri qua su, nel dubbio. Con bestia, vorrei provare. Allora, tu puoi... Se prendi il pilum spende un'azione, probabilmente sì. Era in attacco d'opportunità? Fa l'armor shred questo, almeno. Sì, ha 2 di armor shred, ottimo. E non posso più attaccarlo, ovvio. Non ci sono più pilum. No, ok. Lui è messo malino. Prova l'attacco di opportunità se si autocura. Questo anche. E non ho modo di stunnarlo. Potrei tirarlo giù con questo, ma non ho modo di arrivarci. Ah, là mi hanno fatto sprecare il tiro della tizia. Qua sta arrivando questa ragazzina. Questi sono un po' safe. Ni. Di qua si passa? No, devo passare per forza di qua. Allora, facciamo che con lui muovo attacco e con l'altra 4, 7, 7, semplice. Non ci sono altri oil barrel. Ah, sono dei pila qua sopra però. Se riesco a liberarmi di quell'arciere potrebbe essere un'idea. Lei può avere qualche possibilità contro il... No, assolutamente no. Cannot see. Però allora, se tiriamo giù questo, posso andare di là e colpire ancora. Oppure posso fare l'interrupt che... La secca certamente. Ma nell'interrupt potrebbe entrare anche lui, per cui facciamo questo. Ed è rimasta con uno di vita? Ma bestia cosa può fare? Nulla in realtà, perché... può autocurarsi almeno. Ah, può mancare. Questo non può autocurarsi, vero? No, e tra l'altro è solo aid, non è... Ok, lo abbiamo cercato e poi vediamo che cavolo capita. Aia! Mancato col secondo attacco, per fortuna il blinded ci è tornato utile. No, non tiratemi giù quello. Ha preso l'attacco d'opportunità. Ah, bestia. No bueno. Bravi. Bravo. Ok, non dovrebbe essere un problema perché sono già quasi tutti andati, ma Archelaus non riusciamo a tirarlo giù, mi sa.
Addio, signor Ross. Allora. Come? Non hai slot? Ah, perché c'ha già i pilum qua. Se muovi qua riesci a pigliarlo? No! Non lo vede! Proviamo su questo allora. Niente. Sprechiamo il javelin. Dai. E recupera. Non può, non riesce, non ci riesce. Oh, bestia, è messo malissimo. Switchiamo e cosa facciamo? Un cavolo di niente, perché questo è intargettabile, ha detto. Zero damage. Lei su quello scudato non può farci niente. Né tantomeno su di lui, perché... E anche... Ancora in cover. Ma in cover con cosa? Ah, perché c'è quel baracchino là. Adesso ci perdiamo però Julius qua, perché viene attaccato da quell'altro. Allora, con lui che faccio? Non ha pila da lanciare. Posso andare a prenderli qua, ma poi dopo devo fare il giro dell'oca davvero per riuscire ad arrivare là. Non lo piglio, non lo piglio, no? E... Nulla è persa, mi sa. Ah! Eppure flanked. Però l'altro, se un altro mi è venuto in range, adesso dovrebbe essere più facile. Ne arrivano altri. Che casino. Ok. Dovrei anche stabilizzare Sineros, ma non so se riesco. Per l'altro sanguina forse anche. Allora. Bestia. Vai a stabilizzare Sineros. Allora, tu vai a recuperare un'altra pila. Però non credo che lo veda comunque. No! Infatti. Ancora 4 di armatura. Porca miseria. E adesso viene sciolta fortissimo e non può neanche fare niente, è su tutti e due armati.
Non può fare nulla. Perché viene deflesso. Vai di... Ah, bestia ha un pila. Ha ancora un pila, bestia. Se vado qua, lo vede? Sì. Però si è messi proprio male. Ne ben tre giù. A saperla sta cosa qua dello shred, avrei messo delle armi a due mani più facilmente. È invincibile lui in questo momento, cioè è invincibile per n turni. Ma è inutile che provate a fare danno, non potete fare danno. O lo hanno fatto? No, gli ha fatto meno danno perché ha l'armatura, ma non lo para tutto, lo diminuisce solo. Ah, non ha più armatura? Ma molto buono questo. Riesce a recuperare un altro pila per sbaglio? E tornare indietro. L'azione e la spesa, però magari il turno dopo posso fare delle cose, no? Se lo tiro giù? No, no, non succede niente. Gli ha tolto solo lo scudo. Non riesco neanche a stabilizzare gli altri due fino a dove sono c'ero tutti addosso. Lo so. Dai, sto cadendo anche io. Tiratelo giù, please. Ah, ok. No! Allora, tira giù lo scudo di questo, almeno così gli alleati possono fare qualcosa. E poi, please, vai a stabilizzare almeno bestia. No, non ci arriva! Abbiamo solo più lui che era là sopra a prendere i pila. E non posso più fare altro. Non posso stabilizzarlo perché l'altro mi è salito in faccia, dai. Spero di aver messo la morte disattivata, perché qua li stiamo perdendo tutti. Ah, ce l'abbiamo fatta. Perché hanno tirato giù Archelaus. Oh, Dio grazie. Troppo difficile. Non siamo pronti a questo tipo di battaglia. Vediamo un attimo prima se ci sono delle cose.
Ma io vi saluto, è passato tantissimo, è già mezz'ora. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi perché se no siete già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.